in battuta. Avete sofferto il muro di Monza, avete sofferto in tantissime fasi, soprattutto quando Monza spingeva, direi. Ma allora, togliamo primo e terzo set. Il secondo l'abbiamo vinto, il quarto abbiamo recuperato, abbiamo avuto una palla importante per andare a meno uno. È stato, secondo me, un set, tolgo la prima parte del quarto set, dopo abbiamo recuperato, abbiamo giocato. È chiaro che mi aspettavo una partita un pochettino diversa, secondo me, da qualche giocatore. Non c'è stata, e bravi loro che hanno fatto veramente una buonissima partita. Quanto ti preoccupa questa sconfitta nell'arco del periodo che vi aspetta? No, non mi preoccupa, nel senso che si gioca ogni tre giorni. Questo è un campo dove ci hanno perso veramente tante squadre, quindi non è che perdere qui a Monza sia un oddio che succede. Cioè, credo che questo sia, lo ripetiamo, un campionato dove oggi facciamo un wash, pensiamo alla prossima partita che è a Perugia. Su che cosa lavorare principalmente? Beh, non è che abbiamo dei mesi, giochiamo già il 3, quindi dobbiamo, ripeto, migliorare alcune cose, ma non è un fatto di che cosa devi migliorare in tre giorni. Secondo me c'è un aspetto di come entrare nella partita, come è successo stasera. Abbiamo fatto molto male il primo set, poi dopo ci siamo innescati, dobbiamo innescarci prima. E allora salutiamo, ringraziamo, auguriamo in bocca al lupo Andrea Gianni, tecnico di Modena. Arrivederci. Ciao. E noi ci prepariamo ad accogliere l'MVP di questa partita, Max Holt, che si sta intrattenendo con alcune delle giocatrici di Saugella. Ecco qua l'MVP della partita, Max Holt. Grazie. Allora, una bella partita per te, molto significativa, però anche un punto molto importante per tutta, tre punti molto importanti per tutta la squadra. Tre punti molto importanti, ma credo che vincendo contro il Modena, come abbiamo giocato stasera, a parte quel secondo set, dobbiamo essere tutti soddisfatti che abbiamo vinto proprio di gruppo. Tutti, anche Santi ha giocato una partita spettacolare. Adis ancora, che sta facendo un campionato della Madonna. Merita, sì, la squadra, tutti, il gruppo. A muro, tu in particolare, ma tutta Monza si è fatta sentire decisamente oggi, è stata forse la chiave. Il lavoro che stiamo facendo a muro è più sistematico, diciamo, che il nostro sistema possiamo fidare di ognuno, che sappiamo tutti che può dare una mano, e ok, alla fine abbiamo fatto tanti muri, però merita il lavoro che facciamo come squadra, ripeto, è proprio una vittoria di squadra stasera. Venerdì c'è l'anticipo nel derby con Milano, che gara vi aspetta? Guarda, sono venuti qui, loro hanno fatto una partita bomba, quindi noi dobbiamo andare là focati, tutto all out, perché sappiamo che squadra è. Non lo so, andiamo avanti così, dai. E allora andiamo avanti così, salutiamo, ringraziamo, auguriamo in bocca al lupo a Max Holt.